coach, una vittoria che porta alla finale per il quinto posto. Per noi è un onore di giocare questa finale di quinto posto con il campionato italiano, con tantissime squadre forti e così tanto equilibrato. È ovvio che arrivare a questo punto della stagione a lottare per un posto in Europa per noi è qualcosa di speciale. Oggi la partita sapevamo che non sarà facile, non come quella del girone dove abbiamo vinto 3-0, oggi sapevamo che è dura. E così è stata, il primo set, poi il secondo set verso la fine molto complicato, terzo set punto a punto, alla fine per una decisione perso. Il quarto invece mi è piaciuto molto perché la squadra è entrata in campo molto sciolta e molto determinata. Non aspettavamo gli errori degli altri, ma mettevamo pressione noi. È stato decisivo la decisione di la gestione della palla alta oggi, perché loro, soprattutto Davis Schiba, l'ha gestita molto bene in tante occasioni e hanno 28% di efficienza sulla palla alta, che è un'efficienza molto molto alta, ma noi abbiamo 33. Quindi anche quando loro riuscivano di battere bene, a allontanare la palla dalla rete, noi qualche soluzione l'abbiamo trovato sempre. Con percentuali molto alti di banda, con Donovan 32, Kentà 38 e Amin 43, percentuali molto alti di banda, con Cortesia in mezzo con 7 attacchi ma 75% di efficienza, 12 muri, insomma una partita che abbiamo giocato bene. Anche complimenti anche a loro che hanno tenuto il campo fino all'ultimo momento, hanno giocato anche loro bene, bella pallavolo. Ci sarà qualche giorno per riposarsi poi Civitanova? Qualche giorno per riposarsi anche no, domani facciamo i trattamenti, recupero e anche una parte della squadra si allena anche domani e altri da dopodomani. Questa è la nostra vita, gli atleti hanno scelto questo mestiere, è così, però adesso soprattutto è importante la testa per l'ultima partita, noi dobbiamo recuperare il fisico e poi gestire la partita di testa. C'è stato un momento che hai richiamato inaspettatamente i ragazzi negli spogliatoi alla fine della partita, una cosa che non succede quasi mai, possiamo chiederti? No, questa era una cosa nostra interna, di squadra, dovevo dirgli due cose, non entro mai nello spogliatoio dopo partita, ma questa volta c'era questa necessità, ma è una cosa nostra. Grazie.